Motorola non abbandona il segmento degli entry level e presenta un candy bar musicale battezzato W230. Io sono Emilio Vignapiano e queste sono le recensioni di cellularemagazine.it. Come subito risalta all'occhio, è un telefono fatto per i ragazzi, visto la colorazione arancione cromata. Il display è abbastanza brillante con 65.000 colori. I menu sono i classici menu Motorola, molto veloci in questo terminale. Qua 5 linee di menu per questo dual band di classe 10 con connettività GPRS 4 più 2. Questo telefono, come dicevamo, è dedicato alla musica e ai ragazzi, infatti c'è il joypad centrale che una volta attivato il lettore musicale permette di comandare il tutto in modo molto velocemente. Come potete sentire l'audio del viva voce alto, sicuramente non di qualità, al contrario delle cuffie che si sentono molto meglio, al contrario della capsula audio frontale che in ambienti chiusi rende molto molto bene, meno in quelli all'aperto. La tastiera è molto ben sagomata con tasti grandi e ben separati, utilissimo per digitare i numeri anche in movimento, ma anche per SMS. Ad aiutare la scrittura degli SMS c'è il sistema eTap, sicuramente inferiore rispetto al T9, però fa un ottimo lavoro, specialmente nelle ultime versioni. È molto intuitivo e molto facile da utilizzare e da imparare ad utilizzare. Nella parte sinistra del terminale troviamo lo slot per la cuffia, purtroppo è da 2,5 mm, ci saremmo aspettati almeno un 3,5 per un telefonino musicale, nient'altro sulla parte sinistra né sulla parte inferiore. Sulla parte destra invece troviamo la porta per la sincronizzazione del telefono, ma anche per ricaricare via mini USB. Nella parte inferiore e superiore speaker, come potete vedere, non c'è alcuna fotocamera. Questo perché è un telefonino semplicemente musicale da un prezzo molto abbordabile, ovvero 69 euro. Nella confezione è presente anche una scheda di espansione micro SD da 512 MB. Se però siete amanti della musica, suggeriamo di comprarne almeno una da 2 giga. Non v'è Bluetooth e l'unica possibilità di connetterlo col computer è attraverso il cavo USB. A bordo anche la radio FM che funziona solo con le cuffie, come potete vedere nel menu. Se proviamo a sceglierla, ci chiede di attaccare le cuffie. Le dimensioni sono 111x45x14,7 per un peso inferiore agli 85 grammi. In particolare siamo sugli 83,7 grammi. Il tutto, come dicevamo prima, a un prezzo di 69 euro. Per cellularemagazine.it, Emilio Vignapiano con il Motorola W230.